Movimento 5 Stelle collegato con noi da Terni. Di Maio, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, intanto vogliamo spiegare perché si trova a Terni, sappiamo che lo fa per una giusta causa, lo dica lei però. Ma io sono stato invitato dagli operai delle acciaierie di Terni qui circa 15 giorni fa, ho accettato l'invito e ho scoperto che qui ci sono oltre 1000 posti di lavoro a rischio, quindi 1000 famiglie che perderanno uno stipendio forse nelle prossime settimane. È decisivo l'incontro il 4 settembre al Ministero dello Sviluppo Economico e la situazione è abbastanza surreale, perché noi abbiamo bisogno in Italia di tanto acciaio per produrre automobili, lavatrici, forchette e tutto quello che ne viene fuori. E qui c'è uno stabilimento che, nonostante l'Italia richieda acciaio, sta chiudendo perché i tedeschi, la Thyssen, se lo vogliono riportare in Germania. Quello che io mi sono permesso di dire agli operai è di andare lì al tavolo col governo il 4 settembre e spiegare alla ThyssenKrupp e a chiunque se ne voglia andare che, pure se ne vanno, gli stabilimenti rimangono in Italia e noi continuiamo a mandarli avanti come Stato italiano. E sarà questo il dibattito politico dei prossimi mesi, probabilmente, perché ci sono così tante vertenze su asset strategici del nostro Stato che l'unico modo per non svenderlo a cinesi e coreani e prendercelo noi come Italia. L'occupazione è una spina nel fianco del nostro paese. Del resto, Di Maio avrà anche sentito gli ultimi dati Istat sull'occupazione, ma anche la notizia che è diventata ufficiale perché siamo entrati a quanto pare in deflazione. Ma poi c'è anche la recessione, lei lo sa, allora le chiedo questo combinato disposto che cosa provoca? Ma questo combinato disposto provoca una situazione tragica che io conoscevo già da cittadino prima di essere eletto in Parlamento e continuo a vedere forse da una visuale privilegiata, come in questi incontri in cui a colpi di 1000 persone alla volta si perdono posti di lavoro. E dimostra anche che i 6 miliardi negli 80 euro non hanno prodotto maggiore crescita. Se 6 miliardi li avessimo messi in energia o in stabilimenti in crisi, avremmo almeno salvaguardato i posti di lavoro che invece si stanno perdendo, quindi le buste paga si stanno perdendo, e allo stesso tempo avremmo creato nuovi posti di lavoro. Faccio un esempio: oggi c'è questo sblocco Italia che dovrebbe far partire grandi opere, ma a fronte dell'investimento della TAV in Val di Susa che ha prodotto 5.000 posti di lavoro, se gli stessi soldi li avessimo investiti in energia in Italia e in edilizia sostenibile, avremmo prodotto 500.000 posti di lavoro. Ed è questo quello che deve cominciare a fare lo Stato italiano, ma anche i cittadini italiani: pensare a come investire bene i soldi, mentre Renzi ha pensato solo alle elezioni europee e a come prendere un po' di voti mettendo 80 euro in busta paga. Sono contento per chi li ha presi, ma qui le buste paga si stanno perdendo. Ecco, Di Maio, ma nello specifico, visto che ha parlato lei dello sblocca Italia, di questi provvedimenti che sono importanti e che oggi finiscono sul tavolo del Consiglio dei ministri, e noi sappiamo voi non avete trovato una sintonia con il governo ed è ovvio che dobbiamo aspettare anche l'esito di questo Consiglio dei ministri per conoscere nel dettaglio le linee guida, ma in generale anche per quelle che sono state le dinamiche di questi provvedimenti che oggi arrivano sul tavolo dell'esecutivo, il suo parere qual è? Mi riferisco anche alla giustizia e anche alla scuola, che nel frattempo slitta a una decina di giorni. Ma se lo sblocca Italia deve riguardare esclusivamente delle grandi opere che danno pochissimi posti di lavoro, molte sono inutili, di 27, 7 sono solo quelle del sud, faccio anche presente questa cosa, beh, io avrei preferito che si parlasse più di scuola a questo punto, invece la scuola è stata messa da parte e si è portata avanti invece la politica delle grandi opere, che significa sempre TAV, Expo, MOSE, che in questi anni non solo hanno prodotto pochi posti di lavoro, ma tanta corruzione, perché poi queste grandi opere arrivano ad un punto in cui il cronoprogramma, i tempi dei lavori non si rispettano e succede che vengono commissariate e si infiltra la corruzione. Quindi io su questo aspetto di leggere il provvedimento, perché mi sembra anche abbastanza prematuro commentarlo adesso, però l'argomento non è prioritario, perché non si creano posti di lavoro con le grandi opere, lo hanno dimostrato in questi anni il fatto che tutte le grandi opere hanno dato sempre lavoro ad amici degli amici e alle cooperative rosse. Si investono soldi prima di tutto nelle aziende in crisi, in chi sta perdendo il posto di lavoro, e poi si guardi un po' all'estero e si pensi al fatto che chi ha investito in green economy, in ristrutturazioni energetiche, ha rilanciato l'edilizia sostenibile e ha rilanciato nuovi modelli aziendali per i nostri ingegneri che escono dalle università, invece di mandarli in Germania a 1500 euro al mese. Di Maio, la devo salutare, mi risponda per ogni 10 secondi. Occuperete Circo Massimo se non avrete l'autorizzazione del Comune per la manifestazione del movimento? No. Guardi, io non ho seguito il dibattito, ma sono sicuro che avremo l'autorizzazione dal sindaco.
Grazie Luigi Di Maio per essere stato con noi, buon lavoro. Arrivederci.